Bene ma non benissimo, lo dice la scienza. Le riaperture decise dal governo infatti sono un po' troppo anticipate rispetto al momento epidemico e al carico sanitario che sta vivendo la nostra regione. Aver potuto contare ancora su di un mese per aumentare la copertura vaccinale e andare incontro alle temperature più alte, che sappiamo essere un aiuto rispetto al virus, ci avrebbe permesso di affacciarci al periodo estivo senza alcuna paura di introdurre nuovamente limitazioni. A esprimere preoccupazione per il futuro prossimo della Toscana è l'ultimo rapporto dell'Agenzia Regionale di Sanità. I contagi, afferma ARS, sono ben più alti di quelli di un anno fa, quando ci si avvicinava alla fine del lockdown. È cambiata la diagnostica, il sistema sanitario è indubbiamente più preparato, ma la pressione sugli ospedali è ancora alta, secondo l'Agenzia. Il livello di contagi e di ricoveri negli ospedali è quasi il doppio rispetto a quello dello scorso gennaio, quando il 7 la Toscana tornò in zona gialla. E ancora, in questa fase sembra che la discesa in Toscana sia leggermente più lenta rispetto al resto d'Italia. La situazione nella quale ci troviamo non ci consente ancora di considerare l'attuale ondata come esaurita. Naturalmente è importante non abbassare la guardia, perché sappiamo bene che ancora il virus è ben diffuso nella nostra comunità, conseguentemente anche stamani 955 contagi. Sono una diminuzione. Se sappiamo gestire questa fase possiamo da un lato trovare la ripartenza e dall'altra sempre più assopire quella che è l'influenza di un virus che ci ha così pesantemente condizionato.